Buonasera, benvenuti al telegiornale, telespettatori di RTA. Sono tante le notizie oggi. Partiamo subito con la notizia che sicuramente in questi giorni sta facendo parlare un po' tutta la vallata, non solo Borgo Taro, perché malgrado le rassicurazioni di amministrazione comunale, ARPA ed AUSL, gli odori sgradevoli che avvolgono Borgo Taro da ormai un mese continuano, appunto, come dicevamo, ad impensierire la popolazione. Anche perché, parola di medico, come sentirete, i fastidi alle vie respiratorie e agli occhi sono nell'ultimo periodo decisamente aumentati. Abbiamo ascoltato Salvatore Vignali, che è un medico ma è anche un rappresentante dell'opposizione, che in questa veste chiede che il comune e l'amministrazione faccia al più presto un consiglio monotematico su questo tema. In Alta Valtaro non si parla d'altro. Ad essere finito nell'occhio del ciclone è sicuramente l'odore acre, la puzza che si è diffusa negli ultimi due mesi, soprattutto in zona industriale. In particolare nelle ultime due settimane l'odore, la puzza sono stati percepiti da una fetta sempre più alta di popolazione. Ricostruiamo brevemente quello che già è stato detto. Settimana scorsa il sindaco Rossi ha confermato che i primi controlli parlano di emissioni non nocive, quindi non dannose da parte delle fabbriche della zona industriale. Negli scorsi giorni, in particolare lunedì, lo stesso sindaco ha pubblicato su Facebook, sulla sua pagina Facebook, le risultanze ufficiali dei controlli di AUSL e ARPA, che confermano ulteriormente che al momento le emissioni sulle quali sono stati fatti i controlli, che sono state campionate e quindi controllate, non presentano carattere di nocività e quindi non sono effettivamente pericolosi per la salute dei cittadini di Borgo Taro. Come mai allora diverse persone accusano sempre più frequentemente sintomi malanni come bruciore di gola, come lacrimazione agli occhi piuttosto che bruciore agli occhi o difficoltà nella respirazione? L'abbiamo chiesto al dottore Salvatore Vignali. Noi non siamo in grado adesso di stabilire se ci sono veramente delle situazioni di pericolo, però noi riteniamo che la salute delle persone e anche la salubrità dell'ambiente siano momenti indiscutibili nella gestione pubblica del lavoro e della cosa pubblica. Quindi noi chiediamo innanzitutto, questo se ne farà carico il sindaco, di fare un consiglio comunale ad hoc monotematico su queste problematiche, perché i cittadini vanno informati in modo chiaro, in modo sicuro, senza ambiguità, gli va dette come stanno le cose. Noi non siamo in grado di dirlo adesso, però le istituzioni devono dare una risposta. Sono capitati anche lei personalmente casi di questo tipo? Sì, io ho avuto qualche caso, infatti c'è anche stato detto dalla direzione dell'USL di tenere conto di eventuali di questi casi, quindi questo ci fa piacere, vuol dire che la USL, l'azienda sanitaria, intende affrontare con attenzione questo problema. Ma qualche caso io l'ho avuto personalmente, adesso devo sentire anche i miei colleghi, che noi vorremmo capire che tipo di esami sono stati fatti, che tipo di campionamenti, quanti esami sono stati fatti, se sono stati fatti i controlli sulle emissioni in atmosfera, sulle polveri, sulle acque reflue. Ecco, solamente quando noi avremo in mano questi dati saremo in grado di dare anche una risposta e anche di tranquillizzare i cittadini. Noi vogliamo tranquillizzare i cittadini, noi siamo qui per collaborare, cerchiamo di quindi andare incontro alle esigenze sicuramente del lavoro, sicuramente dell'amministrazione, ma soprattutto alle esigenze dei cittadini. E credo che su degli aspetti importanti come la salute e la salubrità dell'ambiente, credo che su questi aspetti dobbiamo essere tutti uniti e tutti concordi e soprattutto bisogna essere molto sinceri con i nostri elettori, con i nostri cittadini. Ecco, voi quindi non potete accertare che le emissioni non siano dannose alla salute, ma neanche che lo siano effettivamente. Secondo lei da cosa possono essere generati, lo sono nell'ultimo periodo, questi malesseri così diffusi? Sicuramente mal di gola, fastidi al naso, esatto. Lacrimazione. Questi dolori, questi disturbi sono aumentati sicuramente nell'ultimo periodo, nell'ultimo mese, diciamo circa, in concomitanza con degli odori sgradevoli che si avvertono. Quando si avvertono degli odori sgradevoli è logico che ci sia nella lavorazione di qualche composto, di qualche sostanza, di qualche solvente, di qualche combustione, qualcosa che può anche non andare bene. Noi questo non lo sappiamo, però penso che sia dovere dell'istituzione pubblica e degli enti preposti a questo tipo di controlli darci tutte le informazioni necessarie per capire e per renderci conto che questo non provochi danno alla salute dei cittadini.
Ancora salute in primo piano, le basi per chiedere ed ottenere la deroga alla chiusura del punto nascita ci sono, ne sono certi i comitati sorti a Castelnuovo Monti che da mesi insieme ai sindaci e alla popolazione di quella montagna sono sul piede di guerra per salvaguardare e mantenere questo fondamentale servizio ospedaliero. Il comune di Castelnuovo Monti, che si trova nella stessa identica situazione della Valtaro, con la spada di Damocle sulla testa del proprio ospedale per la paventata chiusura del punto nascita, da mesi si sta mobilitando con diverse iniziative. I comitati sorti sono certi che le basi per chiedere ed ottenere la deroga alla chiusura vi siano tutte e si stanno dando da fare. Hanno lanciato un accorato appello al presidente della regione Bonaccini e all'assessore Ventura, poiché si rechino di persona ad illustrare le decisioni prese. La notizia la lancia la Gazzetta di Reggio. La mobilitazione è forte. È stato redatto un documento condiviso da tutti i sindaci della montagna a sostegno del punto nascita del proprio ospedale. Una proposta che, assieme alle firme dei cittadini raccolte, è un presupposto affinché la richiesta di deroga fatta alla Regione da inoltrare al Ministero venga effettuata. E in attesa di risposte, per domani sera alle 20 è stata organizzata una riunione aperta a tutti i cittadini a sostegno del proprio ospedale. Insomma, tanta carne al fuoco a Castelnuovo Monti, con tante iniziative per difendere con le unghie e con i denti un servizio indispensabile e importantissimo. Tre grossi massi si sono staccati dalla parete rocciosa nel tratto Ponte Lamberti e Varsi in Valceno e sono caduti lungo la strada provinciale 28 andando ad invadere tutta la carreggiata in un senso di marcia. Fortunatamente in quel momento nessun mezzo si trovava a transitare per quel tratto e quindi nessun automobilista è rimasto coinvolto. I primi a giungere sul posto dopo la caduta hanno provveduto a lanciare l'allarme intorno alle 12.30 di oggi e subito sono giunti gli addetti della provincia che, in attesa dei mezzi per rimuovere i massi, hanno provveduto a regolamentare il traffico facendo transitare le auto in una sola corsia. Nel primo pomeriggio detriti e massi sono stati completamente rimossi e la viabilità è tornata alla normalità. A differenza della Valtaro questa mattina, colpita da un temporale abbastanza forte, in Valceno non è piovuto molto e quindi pare che il distacco delle pietre sia stato causato dal grande gelo dei giorni scorsi. Parliamo di un tratto di strada, però ricordiamolo che da tempo ormai presenta gravi problemi di frane e di percorribilità. No all'abbattimento dei lupi sul territorio italiano, lo ha deciso ieri la conferenza Stato-Regioni che ha respinto la proposta del piano che ora torna al Ministero dell'Ambiente. La conferenza Stato-Regioni ha respinto ieri l'abbattimento dei lupi. Il piano torna ora al Ministero dell'Ambiente. Piena soddisfazione è stata espressa da Stefano Spinetti, presidente nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche Italiane, l'AIGAE. Il lupo, ha detto tra l'altro, oltre ad essere una ricchezza per la biodiversità del paese, è anche un ottimo attrattore di turismo verde. Dobbiamo, infine sempre, tutelare la vita. Ogni anno, ha proseguito, sono migliaia le persone accompagnate dalle nostre guide alla scoperta dei segreti del lupo, a seguire le sue impronte, a sentire la presenza con gli ululati. Potrebbe esserlo molto di più se si facesse una seria promozione turistica all'estero del turismo in natura, che oggi è in costante crescita senza un minimo di aiuto da parte degli enti preposti. AIGAE promuove anche la coesistenza tra uomo e lupo con i metodi ampiamente sperimentati, efficaci e che escludono l'uccisione, metodi accessibili anche grazie ai fondi messi a disposizione dalla CE per l'agricoltura, come la sorveglianza del pascolo, la presenza di buoni cani da guardiania di razza pastore abruzzese maremmano, le recinzioni fisse e mobili elettrificate. Nella stragrande maggioranza la combinazione di questi strumenti può ridurre notevolmente il rischio. È di fondamentale importanza però, termina Spinetti, che queste soluzioni siano messe in campo in modo tecnicamente corretto e ben gestite per essere efficaci, dunque ricorrendo anche al supporto di specialisti biologi, naturalisti o agronomo forestali. Infine per l'AIGAE restano prioritarie la lotta al bracconaggio e il rafforzamento delle iniziative di comunicazione e di corretta informazione verso la popolazione, da attuarsi anche con iniziative di divulgazione gestite proprio da guide ambientali escursionistiche.
come già avvenuto al Gadda di Fornovo Taro. Lunedì prossimo allo Zappafermi di Borgo Taro e alla sede distaccata di Bedogna si terrà la giornata conclusiva del progetto Game Over Life, inserito nel piani di zona del distretto Valli Taro e Ceno, finanziato dall'Unione dei Comuni, coordinato dal Servizio Dipendenze Patologiche AUSL Parma, distretto Valli Taro e Ceno, che ha affrontato nei 2 anni di svolgimento il problema del gioco d'azzardo, che rappresenta anche su questo territorio un fenomeno rilevante in continua e forte espansione, sta assumendo più implicazioni di carattere economico, sanitario e sociale. La sua legalizzazione, la continua differenziazione dei giochi esistenti, nonché la diffusione capillare di luoghi dove giocare, sono i fattori principali che hanno determinato un aumento notevole del numero dei giocatori. Da qui la necessità di coinvolgere nel percorso di educazione e sensibilizzazione a questo problema anche gli studenti scolastici del territorio, integrando nel percorso il personale docente, ma soprattutto gli studenti. La scuola infatti permette di raggiungere un elevato numero di ragazzi in un contesto educativo, integrando anche gli adulti con un ruolo educativo. Praticamente la fascia di età 11-13 anni e 14-19 risulta essere cruciale da un punto di vista preventivo e permette di intervenire precocemente a discapito di deviazione e disagi. Nella giornata conclusiva si procederà alla valutazione del progetto e alla restituzione dei dati riferiti alle schede di monitoraggio dell'attività in classe, che ha visto partecipare tutti gli studenti e il personale docente. Relatore della giornata sarà, insieme agli altri, anche Lorenzo De Donno, direttore dell'unità operativa complessa del distretto Valli Taro e Ceno dell'azienda USL. Pubblicità, a tra pochissimo. Festa domenica scorsa a Berceto per la ricorrenza di San Giovanni Bosco, dai più conosciuto semplicemente come Don Bosco. Berceto ha festeggiato domenica San Giovanni Bosco, più semplicemente conosciuto come Don Bosco. Qui è molto sentita la figura del sacerdote piemontese per i suoi insegnamenti, legati soprattutto al mondo dei giovani e grazie anche alla presenza delle suore salesiane che gestiscono una scuola materna in via Pellizzari. A Don Bosco è dedicata anche la piazza dove si svolge il mercato settimanale. La giornata è iniziata alle 11 con la Santa Messa in Duomo, concelebrata dal prevosto Don Giuseppe Bertozzi e dal direttore dell'Istituto Salesiano San Benedetto di Parma, Don Massimo Massironi. Nell'omelia Don Massimo ha spaziato sul significato della vita e sullo stile di umiltà e preghiera semplice portato avanti da Don Bosco. Al termine della funzione religiosa, accompagnata dai canti dei bambini delle scuole, è stata ricordata anche la figura di Don Gianni Messa, un insigne salesiano da poco scomparso, la cui biografia per chi voleva era in vendita all'esterno della chiesa. In passato Don Messa era stato più volte a Berceto in occasione proprio delle celebrazioni per Don Bosco. Dopo la funzione i fedeli si sono ritrovati per il pranzo comunitario nel vecchio asilo del paese, dove dopo aver gustato i piatti preparati dalle suore, grandi e piccini si sono dedicati al gioco della tombola, la cui conduzione era affidata a Don Giuseppe. Alla lunga pagina sportiva di oggi. A Bedogna dal 18 giugno al 1 luglio partirà il quarto camp estivo di Maurizia Cacciatori di pallavolo femminile. 2 settimane di full immersion per 150 ragazze dagli 8 ai 17 anni provenienti da tutta Italia per imparare i segreti del volley, divertirsi e stringere amicizie con, insomma, la numero uno davvero della pallavolo. Ieri al Parma Point di via Garibaldi è stato presentato il quarto camp estivo di Bedogna, di pallavolo femminile, diretto da Maurizia Cacciatori. Le 300 ragazze dagli 8 ai 17 anni che verranno a Bedogna avranno un paese a disposizione, con la forosteria del seminario, 2 palestre, campi all'aperto, piscina, luoghi di relax per passeggiate e divertimento assicurato. Non diventeranno certamente tutte campionesse come la Cacciatori, ma impareranno a diventare atleti seguendo i consigli di uno staff di una decina di allenatori sotto la guida tecnica dell'ex capitana azzurra. Sentiamo il felice ritorno di Maurizia Cacciatori. È molto emozionante sentire tutto questo entusiasmo, mi fa
Tanto piacere perché ho visto un'amministrazione molto attenta e quindi devo ringraziare Bedonia perché fa piacere essere diciamo amati tra virgolette così tanto, quindi ho tenuto particolarmente tanto a far sì che venisse organizzato il camp proprio su Bedonia, struttura fantastica con palestre, piscine, campo da bici, quindi non potevamo chiedere di più. Mi auguro che sia un successo, ci sarà grande partecipazione e sono contenta, molto contenta. Non è solo l'entusiasmo di partecipare e stare in compagnia, ma è anche una crescita tecnica. Certo, abbiamo uno staff di allenatori molto, molto buono, poi ci sono io che sono da supervisore, che seguirò dall'inizio alla fine giorno e notte, sottolineiamo notte, perché fanno molto, perché poi fanno tutte amicizia, quindi diventa un po' una grandissima famiglia e quindi saranno 2 settimane per chi vuole una, e di sport, passione, divertimento e secondo me anche un po' di spensieratezza. Nel senso che non ci sarà quella pressione di dover arrivare chissà dove, ma sicuramente di prendere con impegno l'attività settimanale, ma divertendosi. Presenti per la provincia Giampaolo Serpagli, per il comune di Bedonia il sindaco Carlo Berni e gli assessori Previ Serena e Lodovico Molinari, entusiasta di questa opportunità per la nostra montagna. Sentiamolo. Senza presunzione, perché legare il nome di Bedonia, Maurizio Cacciatori, atleta, emblema della pallavolo a livello nazionale, penso che ci riempie di orgoglio e ci auguriamo che possa portare quei risultati anche dal punto di vista turistico sportivi aspettati. Ormai noi è qualche anno che promuoviamo il nostro comune dal punto di vista dei camp, sia nel calcio, abbiamo visto Sampdoria, Spezia, sia nel basket, veramente quello di quest'anno, legare il nome di Maurizio Cacciatori, il camp di pallavolo, rivolto poi specialmente a ragazze, perché poi fondamentalmente la cosa bella è che è un camp anche nuovo per quello che va a proporsi, e ci auguriamo che tutto questo possa portare dei benefici dal punto di vista turistico sportivo per il nostro comune, e ne siamo convinti. A proposito di pallavolo, tra poco alle 20.45 la squadra femminile di Borgotaro scenderà in campo nella palestra comunale di Via Piave per giocare uno degli incontri più importanti della stagione, nell'ultima partita del girone di andata contro il San Secondo, formazione davvero tosta che insieme alle ragazze borgotaresi si trova al primo posto della classifica a punteggio pieno con 8 partite vinte su 8 disputate. Determinante per la squadra locale sarà il tifo, che regalerà la marcia in più per riuscire a battere le avversarie. Quindi appuntamento tra poco nella palestra di Via Piave a Borgotaro. E domani i piccoli calciatori del Bardi, che militano nel campionato Mini Olimpia 2010, incontreranno la squadra cittadina delle Paradigna, forti dell'eccezionale risultato ottenuto a spese di un'altra squadra cittadina, l'Interclub, battuto per 8-1. Davvero indomabili piccoli giocatori del Bardi che sabato, nella prima giornata di campionato Mini Olimpia 2010, seconda fase playoff, hanno letteralmente fatto sparire gli avversari, l'Interclub. Un ottimo esordio per la squadra allenata da mister Gianpietro Solari, che si è trovata di fronte a una delle più blasonate formazioni cittadine, da sempre agguerrita e degna avversaria della formazione della Valceno. Ma il Bardi, per nulla intimorito, ha chiuso la pratica rifilandogli ben 8 reti e lasciando che segnasse solo il gol della bandiera. Nulla hanno potuto gli interisti contro lo strapotere dei bardigiani, con il collettivo in grande spolvero. Mister Solari ha designato capitano Giacomo e suo vice Riccardo. Gole ad oro sono stati Alessandro e Mattias, entrambi autori di 3 reti a testa, mentre gli altri 2 gol sono state sfortunate autoreti degli avversari. Un ottimo inizio dunque per il Bardi, molto soddisfatto ma certo non domo. Domani alle 14.30 nella palestra comunale di Ramiola, seconda partita dei play-off, il Bardi sarà ospite del Paradigna. Le previsioni
previsioni del tempo per domani, sabato 4 febbraio. Molto nuvoloso, coperto con precipitazioni di moderata intensità, neve solo sulle cime più alte, nel pomeriggio tendenza ad attenuazione della nuvolosità e schiarite nella notte. Temperature minime stabili intorno ai 3-4 gradi, le massime comprese tra 6 e 8 gradi. I venti saranno deboli al mattino, moderati nel corso del pomeriggio. I programmi di questa sera venerdì iniziano alle 20.35 con Salute Società, alle 21 Video Station, alle 22 il TG, 22.30 Ballo che Sballo in TV. Mi fermo qui e un grazie a voi per averci seguito con l'informazione locale di oggi. Arrivederci a domani.